Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Sono da poco tornata da Lidl. Infatti ho preso i tulipani che si stanno riprendendo perché si erano ammussati e niente, li ho spostati un attimino lì, poi li rimetto nel centro tavola, tavola che è totalmente imbandita con le cose sullo svezzamento per parlarvi dello svezzamento di Mattia. Me lo avete chiesto in tantissime, veramente, e quindi non potevo non accontentarvi. Ho pronto anche un sacchettino con le cose che mi sono conservata, per parlarvi dell'allattamento al seno. E, penso che possa essere un video altrettanto interessante, però mi sono portata dietro pastine, strumenti, affari per cercare di farvi, insomma, il video nel migliore dei modi. E perché è capitato su questo canale? Io mi chiamo Alessia, mio bambino si chiama Mattia, ha 9 mesi e mezzo, quasi 10, e noi abbiamo iniziato lo svezzamento intorno ai 5 mesi. C'è chi parte prima, c'è chi parte dopo. Avrei aspettato anche i 6 mesi. Io avrei voluto fare un allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi e poi partire con la frutta dai 6 mesi in poi, però vedevo Mattia che sembrava pronto per scoprire nuove cose e quindi ho voluto provare, insomma, con la frutta molto gradualmente, molto con calma. E io ho allattato comunque fino ai 6 mesi di Mattia e nel quinto mese ho iniziato a inserire pian piano delle cose. Ovviamente dovete seguire le linee del vostro pediatra, perché da pediatra a pediatra cambiano idee e quant'altro. Infatti questo non sarà un video su come fare lo svezzamento, perché quello dovete sentire il medico, il pediatra del bambino, e io così ho fatto. Anche se ci ho messo del mio, perché comunque man mano che vedi che il bambino scopre nuovi sapori, nuove consistenze, vedi come reagisce a determinate tipologie di alimenti, insomma, varia un pochettino da bimbo a bimbo. Allora, come ho iniziato? Col brodo classico di verdure, patata, carota e zucchina, e poi man mano aggiungevo delle verdure. Aggiungevo, che ne so, dopo una settimana, dopo 2 settimane ci ho aggiunto il sedano, poi ho aggiunto, che ne so, avevo i finocchi in casa, ho aggiunto il pezzettino di finocchio, poi la bietola, poi anche la cipolla, fino ad arrivare anche ad aggiungerci i pomodorini, ciliegini, datterini, comunque quelli piccoli. Poi le verdure gliele tritavo con questo tritatutto che avevo preso da Lidl. Questo fa parte di un set, infatti c'era questo, il motore fatto tubolare, insomma, sopra, che si aggancia sia al tritatutto che alla frusta che al mini pimer, tipo, per capirsi. E io trito tutte le verdure qua dentro, gliele passo e poi per non stare a fare il brodo tutti i giorni, lo vado a conservare all'interno di queste scatoline, queste qua. Di solito utilizzo questa più grande, che è grande quanto la mano, la utilizzo per conservargli la verdura, mentre il brodo glielo conservo all'interno di una brocca in vetro che ho preso da IKEA. Ora, per esempio, ce l'ho in uso in frigo e poi la copro con pellicola, no, con alluminio la copro. Se ne faccio di più, se me ne esce di più di passato, poi dopo lo vado a conservare in dei vasettini, tipo quelli di Tiger piccolini che ci sono sia col tappo verde che col tappo rosa che col tappo viola, o se no questi sono dello yogurt che sono in vetro, hanno il tappo in mamma, hanno il tappo che poi dopo si può richiudere e li vado a congelare. A volte ho surgelato anche il brodo per tenermelo pronto, perché all'inizio facevo tutto col brodo, mentre adesso che lo svezzamento è completato e sta andando avanti, mangia sempre di più simile a noi, quindi il brodo lo utilizzo solo per la scena.
Avevo comprato della Kiko un set dove c'è questa confezione che è la più grande, poi ce ne sono altre due più piccoline che volendo si possono impilare e a volte il brodo glielo mettevo, insomma lo conservavo qua dentro ed è comodo anche da scongelare nel microonde e da portare anche a giro nel caso. Inizialmente sono partita con la frutta fresca. Faccio un passo indietro, sono partita con la frutta fresca e gliela grattavo semplicemente con una grattugia in questa maniera e tuttora, insomma, gli faccio la frutta fresca. La pediatra mi ha consigliato frutta di stagione, quindi lui ha iniziato lo svezzamento in inverno, ci sono le pere, ci sono le mele, quindi quelle. Le mele annurche sono molto indicate per i bambini e poi le pere di solito le William, però quello che c'è gli do le abate e le Kaiser, l'importante è che siano mature, che siano insomma abbastanza mature, non siano acerbe. All'inizio infatti in qualche vlog vi parlavo del fatto che a Mattia non piacessero gli omogenizzati, poco mi importava e poco mi importa, però questa cosa era un po' vincolante, quindi nel caso tipo uno si ritrovi a dare merenda al bambino fuori, cioè, il mio dubbio era, devo trovare qualcosa che gli possa piacere da portare fuori. E quindi ho trovato questi passati di mela, ora per esempio questo è mela e prugna, e sono 100% frutta. Infatti qua all'interno non è come l'omogenizzato che magari c'è anche del succo di mela, succo d'uva, cosa c'è. Infatti qua c'è scritto prugna 100% frutta. Adesso di queste ne mangia due, se mangia solo queste, se no mangia una mela piccola e questo. E altrimenti la pediatra, non subito ovviamente, tipo che ne so, dico una data a caso, tipo non lo so, 7 mesi, 7 mesi e mezzo, mi ha detto prova anche con lo yogurt. E a Mattia piace tantissimo lo yogurt greco, quello proprio classico, oppure gli ho dato anche gli yogurt, gli do anche gli yogurt bianchi interi. Purtroppo negli alimenti per bambini sono presenti sempre gli zuccheri, che siano di canna o raffinati, ma infilano zuccheri ovunque e a me questa cosa non piace per niente, anche perché non ce n'è il bisogno. Un'altra marca che trovo alla Coop è questa è biologica, l'ho portata per farvi vedere e se no uso anche sì, gli omogenizzati. Adesso, perché adesso comunque mangia tutto tranquillamente. All'inizio il bambino era un po' più abituato, evidentemente, giustamente, al sapore della frutta fresca. Poi vi volevo dire troppe cose. Vabbè, come piatti io ho preso questi qua da Zara Home, che costano poco e sono carini, specie questo. Ora meno, ma in una fase intorno ai 7-8 mesi gli piaceva il fatto che quando finiva la pappa vedeva Topolino e Pluto sotto e quindi era anche una soddisfazione finire il piatto perché poi dopo gli facevo c'è Topolino e gli cantavo la canzoncina magari quella di Topolino, mentre come strumenti come cucchiai ho preso questi qua della MAM che diventano bianchi col calore della pappa. Escono proprio in un set in questa maniera, ce n'è uno più lungo, più magro e più piccolino, è quello con cui ho iniziato, mentre adesso da più di un mese mangia con questo qua più largo perché ovviamente la bocca è più grande e sono comodi perché vengono in questa confezione di modo che rimangono igienici, igienizzati, scusate. Vedete? Voi li potete portare anche in borsa per dare merenda. Oggi pomeriggio, per esempio, usciamo e porterò il cucchiaio qua all'interno in modo che non va a contatto con niente, non devo stare in celofanarlo, eccetera, eccetera. Quindi questo. Poi, per sbrigarmi, per scaldargli le cose, io utilizzo due pentolini. Questo fa parte di un set da due di IKEA, dove ne esce uno così più piccolino e uno leggermente più alto, dove ci faccio la pastina, mentre la verdura gliela scaldo in questo qua che avevo preso da Risparmio Casa. Ce l'ho anche rosa e qua gli scaldo la verdura il secondo.
Poi, come altri, ah, e poi dopo io ho una vasca grande nell'acquaio e una vasca piccolina, e nella vasca piccolina mi ci preparo il colino e utilizzo questo colino qua piccolino che è proprio ad hoc per le quantità, per le dosi del bambino. Poi ho iniziato con le creme di riso, crema riso mais e tapioca, queste cose qua. Appena ho visto che il bambino era pronto, sono passata alla sabbiolina, che rimane sempre pappettosa, passatemi il termine, papposetta, però inizia già ad avere una consistenza un po' più simile, un po' più solida. La migliore in assoluto fra quelle che ho provato è questa qua della Hip. Ho provato anche la Plasmon, ma la Plasmon si appalla, quindi ve la sconsiglio, mentre vi consiglio tantissimo questa della Hip perché cuoce veramente in 2 minuti, 3 minuti è pronta e non si attacca ed è veramente fantastica. Quindi se dovete provare una sabbiolina, questa per la mia esperienza è la migliore. Ho provato anche quella di una marca che si trova a Lidl, ve l'avevo fatta vedere in un vlog, e è una sabbiolina che ci mette 6 minuti a cuocere e cioè, se io adesso vado a utilizzare la sabbiolina è perché voglio fare veloce, non dice, se no vado a usare una pasta normale. E poi, insieme alla sabbiolina, sono partita, ho continuato poi con le cose di Alce Nero. Per esempio, qua ci sono le stelline al farro, che a lui piacciono tantissimo ed è l'unica pastina che non sia di grano duro normale, in cui c'è magari anche un po' di farro che riesco a trovare in commercio. E poi sempre dell'Alce Nero, queste erano a partire dai 6 mesi, ma i mesi sono un po' relativi. Anche sono dei cubettini piccolini, fanno solo queste due tipologie di Alce Nero e non è che costano più di altre cose Plasmon, perché se andate a vedere al chilo vi vanno a costare più o meno uguale, perché queste confezioni di Alce Nero sono da 500 grammi, mentre altre sono tipo da 3,50, 2,50, tipo questa è 3,20. Questa qua è 3,50 e io le vado a mettere in questi contenitori di Ikea. Mi ci trovo benissimo perché le cose si conservano molto bene e hanno un comodo coperchio che si apre e io col cucchiaio prendo tranquillamente i cucchiai che mi servono. Anzi, mi voglio andare a prendere anche la misura piccolina per quando mi rimane poco prodotto. Mi trovo molto bene adesso con gli anellini e le chiocioline, che sono quelli sempre dai 6 mesi in poi, però sono alla fine, se lo vedete nelle confezioni della Plasmon, ci sono tutti gli alimenti dal quarto mese, dal sesto mese, poi man mano che si scende vuol dire che aumentano di dimensione e di difficoltà per il cucciolo. E questi sono gli anellini, sempre della Plasmon, se no anche le chioccioline. E questa cuoce 4 minuti, perché vi dico anche le cotture, perché a me fa comodo tenere in casa paste che cuociono 6-8 minuti come queste Alce Nero, ma anche cose molto veloci, perché non tutti i giorni sono uguali, perché a volte Mattia si sveglia tipo mezz'ora prima più o meno di quando lui pranza o cena, e poi mi sono persa. E invece altre volte si sveglia proprio in preda alla fame e io ho bisogno di fare veloce perché non lo voglio far stare lì piccino che c'ha fame e vuole mangiare, quindi mi conservo sempre delle tengo sempre in casa, anche se sono paste più da piccino, delle paste che cuociono veloce. Mi trovo divinamente con questa qua, che è una pasta biologica, si chiama Baby Kiss, pastina gemmine che cuoce in 4 minuti, c'è scritto, ma non è vero, già dopo 3 minuti è cotta, sono sfogliettine. Per quanto riguarda il mangiare, concludo col mangiare, voglio che sia un video completo perché sennò non ha senso girarlo. E per quanto riguarda le proteine, diciamo così, in tutto ciò, ovviamente, per quello che avete potuto sentire, io ho seguito uno svezzamento classico, però tenendo sempre in mente un ipotetico autosvezzamento
successivo, poi dopo ve ne parlo. Allora, ho iniziato con gli omogenizzati, adesso utilizziamo l'omogenizzato solo per il manzo e il vitello, poi prossimamente devo, insomma, vediamo se riesco a trovargli dei pezzi buoni, freschi, e utilizzo magari Alce Nero, Crescendo Coop, insomma, marche così che si possono trovare tranquillamente, mezzo vasettino. Poi dopo 24 ore deve essere buttato via, quindi io gli faccio due dosi e queste qua dell'Alce Nero sono buone. Poi ovviamente all'inizio utilizzavo pollo e insomma tutti i vasettini, poi pian piano settimana dopo settimana ho iniziato a introdurre altro. Il pesce all'inizio a Mattia non piaceva, ho aspettato, ora è più di un mese che lo mangia, quindi intorno all'ottavo mese, 7 mesi e mezzo, 8, ha iniziato a mangiare il pesce. Quello non gliel'ho mai dato in omogenizzato, sempre preso fresco. Il merluzzo non lo gradisce molto, per ora ho provato lo spinarolo e la sogliola o platessa. E li compro, li a casa me li monoporziono nelle porzioni da circa 25-30 grammi l'una e le metto in sacchettini, questi qua di Ikea, con i quali mi trovo benissimo, che sono piccolini e riesco a farci bene il nodo. Li porziono e li surgelo di modo da averli sempre pronti e glieli cuocio nella pentola a vapore, nella vaporiera. E così faccio anche per il pollo. Io di solito gli prendo il cosciotto, che è un pochettino più succoso, ovviamente senza pelle, senza niente. Nello me lo disossa e ce lo so fare anch'io, però preferisco che lo faccia lui. Sempre monoporzionato e lo surgelo. Per quanto riguarda i formaggi, all'inizio il formaggino, però per chi lo preferiva. E poi ho iniziato con la ricottina, con la crescenza, con no, ricottina, robiola, sì, stracchino, insomma, i formaggi questi qua un po' più leggeri, anche se lo stracchino leggerissimissimo non è, però a lui lo gradisce molto. E poi il parmigiano, parmigiano reggiano oppure grana padano, sempre un cucchiaino bello abbondante. Ho iniziato con la pasta al pomodoro ormai. Un paio di mesi, la pomarolina me la fa la mia suocera, quindi non lo so come l'ha fatta. Infatti, me ne ha portato su tanti vasettini, me li mette tipo in vasettini tipo questo, e lo conservo in frigo e gliela metto a crudo. Ovviamente è cotta, però poi dopo si conserva cruda, vabbè. E niente, gliela metto sulla pasta e lui la pasta al pomodoro la mangia super volentieri. E poi dopo magari di secondo gli faccio il pesce o la carne con le verdure. Stavo pensando che 2 giorni fa ho introdotto l'uovo, il tuorlo, ci hanno portato le uova del giardino di una cliente di Nello e quindi ho utilizzato quelle uova. Comunque ovviamente sempre uova fresche, fresche, super biologiche, super controllate. E io gli ho aperto il tuorlo nel tegamino. Ci ho ributtato la pasta, gli ho aperto il tuorlo e ho girato a fuoco spento per 30 secondi, subito si cuoce. E quindi l'uovo intorno a 9 mesi e mezzo, però avrei potuto farlo anche prima, insomma. Io mi sono regolata un po' seguendo i gusti di Mattia. Da intorno ai 9 mesi lui ha iniziato a voler veramente avere una voglia proprio forte di mangiare mentre mangiavamo noi. Quindi tutte le volte che noi mangiamo, ovviamente non gli do le proteine, gli do o le molliche di pane, di solito pane di segale perché a noi piace quello, più che altro Nello lo mangia, che la mollica gliela do in bocca e vedo proprio che mastica. Quindi io voglio incentivare questa cosa del masticare, perché poi dopo va a finire che se si abituano troppo alle cose frullate diventano magari più pigri per masticare. È vero che ci vuole di perdere un po' più tempo, però l'altro giorno ce l'avevo, mi sono messa lì, ho preso la pera e invece di grattargliela, era molto matura, gliel'ho fatta a pezzettini, sentivo sotto le mani se la consistenza poteva essere giusta, gliela mettevo in bocca e lui mangiava a pezzettini. Poi, per esempio, cucino tantissimo al vapore le verdure, ve lo faccio vedere sempre su stories o anche in alcuni vlog. Che ne so, oggi c'ho il cavolo romanesco da fare. I legumi mi manca da dirvi.
il cavolo romanesco da fare, le bietole, i fagiolini, e quindi prima di aggiungerci il sale io conservo qualcosa per dargli i bocconcini a Mattia, e tipo l'altro giorno si è mangiato tre ciuffetti di cavolo romanesco al vapore, così. E quindi tendo molto a fargli assaggiare poi la pizza, la nostra pasta. L'altra volta avevamo le tagliatelle sottili, tagliolini all'uovo con zafferano e salsiccia, quindi senza la salsiccia, però il tagliolino all'uovo, così gli ho dato il tagliolino. Gli ho fatto provare, gli faccio provare di tutto. E per quanto riguarda i legumi, sono partita dalle lenticchie, prendo quelle della Viviverde Coop che non hanno bisogno di ammollo. All'inizio gliele frullavo, per esempio adesso le lenticchie non gliele frullo più. Poi cannellini e ceci cerco di farne in quantità più grandi, come anche le lenticchie, così almeno poi dopo li surgelo e me li trovo pronti. Li faccio una volta. Ecco, si è svegliato Mattia, sento che ha tirato il campanellino. Eccoci, c'è anche Mattia. Mattia, fai bravo, mi raccomando. E quindi questo per quanto riguarda anche i legumi. I legumi è tanto che gliel'ho introdotti e gli piacciono tantissimo. Poi un'altra cosa che vi volevo dire, l'olio. Avevo uno del fatto, insomma, biologico del giardino di un'amica di mia suocera, e se no gli prendo questo qua dell'S Lunga, che è biologico ed è molto molto buono. Matti, pericoloso qua, pericoloso, pericoloso, pericoloso. E vi ho portato il cosino dell'acqua, gli ho preso questo della mamma. Mattia fa fatica un po' a bere, comunque con questo qua riesco a farlo bere almeno un pochettino. Vedete, c'è questo foro così, con tre buchini se non mi sbaglio, gliel'ho preso da Prenatal molto semplicemente, e che appunto con questo man mano provo a fare da solo. Ah, e i biscotti, ecco, me li sono dimenticata, e io non gli do biscotti aggiunti né niente. Dimmi amore, non gli do biscotti aggiunti né niente, però per averli in casa, proprio perché adesso vuole sempre mangiare quando noi mangiamo, ho preso quelli dell'Alce Nero che sono gli unici che non hanno zuccheri aggiunti. Poi se a volte capita un biscottino nostro, cioè non succede nulla, non sono di certo una talebana. È una talebana, mamma? È una talebana o non è una talebana? Non mi faccio troppe seghe mentali, passatemi il termine. Però ecco, come regola generale mi piace che noi mangiamo pulito e quindi anche lui mangia pulito come noi. E ho preso appunto questi dell'Alce Nero, glieli faccio a pezzettini, e lui ora sta imparando a coordinarsi, a prendere il boccone e a metterlo in bocca. A volte ci riesce, a volte no, però è molto bravo, non posso dire niente. È veramente bravo. Siamo un macello? Anzi, la mamma spera di essersi ricordata tutto. Spostiamo queste belle cosettine da una parte, facciamo un bel saluto alle ragazze. Che tra un po' la mamma appunto deve andare a preparare da mangiare a Mattia, tutto per terra, ecco. Sì. Ragazze, rieccomi, metterò questa parte prima dei saluti finali perché mi sono dimenticata alcune cose di dirvi. Ho dato da mangiare a Mattia e mentre cucinavo mi sono venute in mente altre cose. Tra cui, io non ho comprato l'omogenizzatore, so che costano anche da un prezzo giusto, si trovano, ma anche abbastanza cari. Io l'ho trovata una spesa totalmente inutile per me, perché il periodo in cui si frullano le cose e c'è da omogenizzare è veramente breve, e quindi io ho preferito dare spazio in casa ad altri utensili, tipo stamattina ho preso la vaporiera a tre piani, tipo della Silvercrest da Lidl, piuttosto che mettermi in casa un omogenizzatore che l'avrei usato per il Mattia e per il fratellino, i fratellini, insomma, per 3 mesi, e quindi l'ho trovata una spesa inutile. So che ci sono persone che ci si trovano benissimo, però questa è stata la mia esperienza, questo è come l'ho pensato io.
Poi, per quanto riguarda i bavagli, io ho utilizzato, sto utilizzando ancora e ho comprato un'altra confezione, ma sono abbastanza sani. Ecco, questi qua che vengono in un pack da 6 o addirittura 7 di chiavi, li prendo online, costano tipo 6 euro 7 bavagli, una cosa del genere. E poi un'altra cosa, il seggiolone vi volevo far vedere. Quando si inizia uno svezzamento e bisogna cercare di essere sereni quanto più possibile perché i bambini la sentono, sentono i nostri stati d'animo sempre, a maggior ragione quando gli si dà da mangiare, gli trasmettiamo tanto e c'è da pensare che c'è da mantenere la calma perché può capitare di innervosirsi, perché il bambino non capisce magari bene come fare, ma c'è da pensare che per loro è uno sforzo immenso passare dal succhiare, che è quello che hanno sempre fatto al cucchiaino. È un grande sforzo, è un grande cambiamento, è un grande passo nella crescita del vostro bambino, veramente. Una cosa così banale, semplice, di routine, una cosa che si fa sempre, per loro però è una novità, è un grande, stress, diciamo. E c'è da avere pazienza, provare anche se tipo il bambino non vuole. Mattia la prima settimana non gli piaceva la pappa, cioè non è che non gli piaceva, un po' la mangiava, ma piccino non sapeva come fare. E niente, io a volte che vedevo che magari si sentiva troppo oppresso, gli davo il seno, integravo sempre col suo buon latte. Quindi insomma non c'è fretta, se uno inizia 2 settimane dopo, un mese dopo, certo non è che uno può iniziare lo svezzamento a un anno, però non vi fossilizzate sui mesi, sulle date, sulle cose. I bambini sono piccoli, sono stati, pensate, 9 mesi nella pancia e già dopo 5-6 mesi che iniziano a mangiare, insomma, sono grandi cambiamenti per loro e anche per noi. Quindi vi volevo dire, insomma, a chi deve affrontare questa cosa, di stare tranquilli, che tutto andrà bene. E niente, spesso io do da mangiare a Mattia, però Mattia mangia tranquillamente, cioè glielo dà spesso anche Nello appena può, per ovvi motivi, visto che Nello sta fuori tanto per lavoro, e io ovviamente sto a casa con lui, quindi riesco a dargli più io da mangiare, però mangia con tutte e due le nonne, ha mangiato con le zie, con la Marti, con Enza. Cerco di. Cioè, tipo, è venuta la Marti l'altro giorno, tieni, dagli la merenda, perché mi piace anche farlo interagire con la famiglia. E quindi che la convivialità sia non solo univoca nei confronti dei genitori, ma un po' di tutti. Anche Enza l'altra volta è venuta per aiutarci e ho detto: dai te da mangiare. Io sì, non ti preoccupare. E quindi, insomma, mi sentivo di aggiungere queste cose, mi sono messa un po' sbracata per aggiungere questa cosa, ma ve le volevo dire. E ora vi porto a far vedere. Questo è il seggiolone di Mattia, me lo avete visto in tantissimi vlog. È il Polly della Kiko ed era in un set. Vuoi prendere le ragazze? Sì, era in un set, ve lo faccio vedere, che abbiamo preso da Prenatal. È fatto così. Lo abbiamo scelto in jeans, ha il piano che si può estrarre e pulire e poi qua ha il, come si dice, il, oddio non so parlare, il riduttore che poi ovviamente quando il bambino è più grande si toglie e ci sono anche le cinghie ma insomma Mattia è incastrato là dentro, si è anche tolto il bavaglio da solo, molto bene. E niente ragazze, vi lascio alla parte finale del video dei saluti e spero che ora sia veramente completo come video. Aspetto le vostre domande qua sotto, se avete anche altre richieste o così. E niente, spero di esservi utile, stata utile. Salute alle ragazze, ciao! Ciao ciao! Ciao! Amore mio! Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video. Un bacio da me e da Matti. Ciao! Ciao ciao! Aiuto! Ce lo infiliamo in un occhio anche, no?